Matteo Sperandio, c'è ancora festa qui a Monza. Monza che si era detto è stata brava al servizio, è stata brava a un certo punto a imporre il suo gioco. Padova aveva iniziato bene, poi cos'è successo? Sì, abbiamo iniziato bene l'approccio alla gara. Eravamo tutte e due le squadre un po' contratte perché insomma sia per noi che per loro era una partita importante in chiave punti e playoff, più per noi che per loro, mi sento di dire. Poi però dal secondo set loro hanno cambiato completamente marcia, hanno iniziato a mettere dentro servizi di altissimo livello e noi non siamo riusciti a starli dietro. Poi loro, oltre alla grandissima fase della battuta, hanno messo dentro anche difese incredibili, noi ci siamo un po' sciolti, siamo un po' disuniti e non siamo riusciti a controbattere dal punto di vista tecnico soprattutto. Padova forse anche questa sera va bene complice l'avversario, però sta cercando ancora questa continuità che fatica ad arrivare di gioco. Sì, quest'anno insomma noi stasera è difficile dirlo, però siamo contenti, stiamo facendo un bel percorso. La cosa che ci manca, che è quella che poi credo che alla fine della regular season farà un po' la differenza, è la continuità che dobbiamo cercare di mettere ogni domenica, ogni mercoledì ormai, perché giocheremo spesso in questo periodo. Dobbiamo cercare di dare continuità alle nostre belle prestazioni, perché spesso alterniamo gran partite, grandi set, a dei set in cui spegniamo un po' la luce, e questo per essere tra le prime 8 squadre della Superlega bisogna cercare di eliminarlo.